I love you. You'll never know. When the daylight comes, you feel so cold. You know I'm too afraid of my heart to let you go. Waiting for the fire to light, feeling like we could do right. Be the one that makes tonight. 'Cause freedom is a lonely road. We're under control. Un saluto da Fabrizio Tumbarello e Massimo Ronconi. Benvenuti al Pala Beethoven di Quartu Sant'Elena, dove la Fuente Lucera ha vinto la Coppa Italia di Serie A2 battendo in finale il Pesaro Fano per 3-2 dopo i tempi supplementari. Siamo con Bruno Rossa e Sanna. Chiedo subito a Bruno Rossa: ci avete creduto fino alla fine? Eravate sotto a 33 secondi dal termine dei tempi regolamentari, siete riusciti ad acciuffare il pareggio e poi a vincerla nell'overtime. Sì, sì, abbiamo creduto in tutte le partite, queste tre partite abbiamo creduto fino alla fine, non abbiamo mollato mai niente, sappiamo della nostra forza, che ce la giochiamo con tutti, sappiamo che possiamo vincere qualsiasi squadra. Bloccato il punteggio alla prima occasione dopo che il Pesaro ha segnato il primo tempo, poi nella ripresa hanno ribaltato il risultato, è arrivato il pari di Leandrini, come detto, all'ultimo minuto. Poi tu all'ultimo minuto del secondo tempo supplementare, quando tutto lasciava credere alla soluzione dei calci di rigore, sei riuscito su punizione con la deviazione anche decisiva di Melo a regalare il successo alla tua squadra. Eh sì, siamo contentissimi, abbiamo lavorato tanto, all'inizio eravamo, diciamo, che nessuno credeva da noi, però noi sapevamo della nostra forza, come ha detto Bruno, che se siamo a completo possiamo giocare contro chiunque, e oggi pure con l'assenza di Ghigno, che si è fatto male da inizio, che è un giocatore importantissimo per noi, siamo riusciti a giocare e a vincere la partita. Allora, io volevo sapere, ha pesato l'assenza di Ghigno nella tattica difensiva che avete adottato, o era una tattica che avete già scelto di attuare, di mettervi dietro e aspettare momenti migliori? No, è pesato tantissimo, perché Ghin è un giocatore molto, molto forte fisicamente e serve anche per la difesa, è uno che con la palla in piedi sa giocare molto bene e mette paura agli altri giocatori, e lui quando è fatto male abbiamo saputo che dobbiamo tornare un po' dietro, che non ce la facciamo perché era poco giocatore, quello che è stato più il discorso. Sicuramente, però mi è sembrata molto rinunciataria la tattica, soprattutto all'inizio del secondo tempo lanciavate solo via il pallone, era difficile che potevate arrivare a vincere una partita sull'1-0 in una situazione già, infatti loro sono riusciti a ribaltarla. Lì poi, quando avete mollato e avete provato il tutto per tutto, anche con la stanchezza, siete riusciti a rimettere fuori la testa. Fare tre partite di seguito così in tre giorni non è facile, sicuramente abbiamo avuto un calo di fiato, diciamo così. Ma è una cosa che, secondo me, quando te fai tre partite in tre giorni, è una cosa che può capitare, pure come abbiamo detto, con l'ausenza di un giocatore nostro che è importantissimo per noi, è fondamentale per noi, è ancora di più si sente, e pure la cosa emozionale, psicologica, te lo senti. L'abbiamo sottolineato subito all'inizio partita, sarebbe stata una partita in cui la stanchezza poteva avere il suo peso, però ti voglio dire una cosa, adesso questa Coppa vi dà la fiducia anche per poter tentare una scalata tramite playoff alla Serie A? Sicuramente, io come abbiamo detto, noi ci crediamo sempre, noi crediamo che al completo, con tutti i giocatori, tutti gli elementi che ne abbiamo, possiamo giocarla con chiunque, però aspettiamo di arrivare bene a playoff, e lì sono sempre due partite secche, non si sa mai come è stata la Coppa Italia, speriamo di arrivare lì bene e sono sicuro che vinciamo, che possiamo vincere, scusa.
Grazie, grazie a Bruno Rossa e a Sanna che si portano a casa la Coppa Italia. Dovranno fare un monumento anche a Leandrinho, autore del gol del 2-2 quando sembrava che la Fuente Lucera non riuscisse più neanche con il portiere di movimento a riuscire a segnare, appunto. Invece Leandrinho è riuscito a siglare il 2-2 che ha portato la gara ai supplementari, e supplementari poi vinti dalla Fuente Lucera. Pesaro Fano che comunque esce a testa altissima da questa finale. È tutto da Fabrizio Tumbarello e Massimo Rocconi, un saluto e alla prossima. Thank you all, but it's been no bed of roses.